Buonanotte, vai. Benvenuti a una nuova puntata di Blu Notte. Io sono Carlo Succarelli e anche questa sera faremo luce su un mistero italiano. Sì, vabbè. La storia di oggi si svolge a Zinnate sul Mento. Ma guarda il caso. Un ridente paesino ai piedi del Monte Bra. Sì. Meta di molti turisti americani che davanti alla meraviglia delle sue pendici commentano sempre con la frase Wonder Bra. Ma guarda. Sono le 7:30 del 22 marzo 1976. Quando, in una fredda mattina di febbraio, ma non aveva detto marzo. Claudio Ripiate si sveglia annoiato, come sempre. Vabbè. Da quando la sua cagnetta Gioia è scomparsa dopo una fuga d'amore con un levriero afgano privo del permesso di soggiorno. È proprio una brutta storia. Sì. Fatta di fughe. Ma dove? Abbandoni, carichi di clandestini, corse di cani e tanta, tanta noia. Vabbè. Sentiamo. Alle 8 il Ripiade esce con passo dolente per recarsi al suo negozio di telefonia, un tempo chiamato You and Me, che ma fantasia. Ribattezzato dopo la scomparsa di Gioia, piange il telefono. Fantasia. Bro. Durante il tragitto il Ripiade si ferma al solito palo dove Gioia usava fermarsi per il suo bisognino mattutino. Sì. E qui il secondo interrogativo che disorienta gli inquirenti. Sì. Perché, se Gioia era un cane femmina, consumava i suoi bisogni alzando la gamba ad un palo? Fanno tutti, Cosa nascondeva il piccolo meticcio sotto la sua ingenua aria di cane da compagnia? Chissà, Ma continuiamo a seguire il Ripiate. Sì. Dopo una breve sosta al palo, egli si muove verso il negozio, ma passando dal giardino comunale di Zinnate sul Mento, compie un gesto che incuriosisce gli inquirenti. Quale? Il Ripiate, infatti, prende un bastoncino da terra e lo lancia all'urlo di "Vai, prendilo!" E allora? Da un esame balistico risulta che il bastoncino conclude la sua corsa sulla testa di un passante. Aia. Tale Califrano Fanco. L'ha ribattezzato Califrano? Vabbè, uguale. Fanco, non è male. Si è spostata una R dalla prima alla seconda parola. Vabbè, comunque. Vai, siamo alla dislessia. Colpo di scena, colpo di tosse. Tale Califano Franco, sì, che si volta verso il Ripiate, sì, e gli si rivolge con una frase che sarà la chiave per la risoluzione del caso. Sentiamo. Le parole di Califano sono: "Oh, ma che sei scemo?" Il Ripiate, imbarazzato, si giustifica raccontandogli la sua triste vicenda. Sì. I due, dopo essersi spiegati, si allontanano insieme. E da questo momento il Ripiate fa perdere le sue tracce. Ma andiamo a casa del Califano. Tutto il resto è Gioia. Ha suonato alla porta, questo è il campanello. Sì? Chi è? Sono Carlo Succarelli di Blu Notte, ma lei è Franco Califano. Certo, casacca a casa mia, chi ci vuole che dovrò fare? Lando Fiorini. Mi potrebbe fare un autografo con dedica? Ci può scrivere con un lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare alla pentura. A Carlo Succarelli. Vabbè, ma sei venuto a svegliarmi solo per questo? No, stiamo cercando il corpo senza vita di Claudio Ripiate. Ripiate, ma Ripiate sta qua. Anzi, ma Ripiate sta qua. No, Ripiate, è vero. Ma Ripiate sta qua, anzi, sta più di qua che di là. Sta storia di Gioia, glielo chiamo, Agla! Agla! Ripiate! Non fa fregnone che sta storia di noia, con sta storia di noia, mi ci capisco un cazzo. Non ho studiato, scusatemi, sto leggendo la mia. E non ho detto Gioia, ma noia. So qua, chi è che rompi? Ma lei non è morto. Ma lei non è... Ah, no. Sì, io scelto di te. Io ora ammazza io. No. Allora cambiamo la storia. Baldini, ti vuoi riprendere? Allora, l'abbiamo buttato via questo. Però meglio così. Però era allora, bello sì, che ammazzavo io. Certo. Non ti coglioni. E allora vai.
la scena cambia, leggi questa, Frank. Che leggo? Questo qua, che è scritto, ma lei non è morto, dove c'è scritto Sugarelli, vai. Sugarelli? Ma lei non è morto, è vivo. Allora che brutta storia, qui ci butta sistema io. Oh, certo che sono vivo, ma soffro! Ma che sei? Ma che soffri? Ma tutto si può rimediare. E ti sparo. Abbiamo finalmente trovato la salma di Claudio Ripiade. E anche questa volta Brunotte ha fatto luce su un altro mistero italiano. Parole di Franco Vergara. Che casino. Ma sai che voglio? Bello mai fatto. Brutti Brunotte.